Ragazzi, finalmente ci siamo arrivati. Questo qui è lo speciale dei 500.000 iscritti. Se tutto va bene, ne dovrebbe uscire un altro, non a breve, ma tra un po' di tempo. Però non è detto. Intanto godetevi questo. Ho deciso appunto di fare un'intervista doppia con mio padre, perché comunque ultimamente i video più visti sul canale erano con mio padre. Allora ho deciso di trovare un modo per farvelo conoscere meglio, magari. E appunto mi è venuto in mente di fare un'intervista doppia. La voce del video è di mia madre, ragazzi. E se questo video dovesse raggiungere i 20.000 mi piace, penso di non averne mai chiesti così tanti, ma per questo video dobbiamo raggiungerli a prescindere. Ma vi metto anche appunto la sfida, perché appunto a 20.000 mi piace andrò a fare un video su Fortnite anche con mia madre. E vediamo se abbiamo lo stesso riscontro che solitamente abbiamo con mio padre. Molto curioso come situazione. Comunque, raga, io vi ringrazio ancora per tutto il supporto. Più che un traguardo, lo vedo come un nuovo punto di partenza. Adesso si punta ai 600.000 e così via. Adesso vi lascio al video, che come al solito è divertente con mio padre. E niente, buona visione. E grazie ancora. Come ti chiami? Inizio io allora, eh. Hai iniziato. Sergio. Luigi. Quanti anni hai? 54. 20. Dove sei nato? A Roma. A Roma. Dove vivi? A Roma. A casa sua. Che Bravo, hai detto bene. fai nella vita? Sono un libero professionista. Io faccio video, streaming e basta. E basta, hai detto bene. Cibo preferito? Pasta. Pasta anche io. Colore preferito? Azzurro. Arancione. Tre domande per Gigi. Vada. Sei soddisfatto del percorso fatto finora? Allora, sì, sono soddisfatto. Però sono una persona che non si accontenta mai, quindi diciamo che sono soddisfatto per metà. Abbastanza. Hai fatto queste domande Che domande veloci? per me, tieniti. Stavo aspettando che rispondesse pure papà, ma erano tre domande Prossimi obiettivi? per me. Essere più attivo su Instagram, che è il social più facile da tenere attivo, ma boh, non ci riesco. E aumentare la qualità in generale, e magari essere anche un po' più attivo su Twitch. Hai mai pensato di mollare? No, mollare no, però tante volte ho pensato di stravolgere completamente il canale, cosa che poi però non ho mai fatto. Tre domande per papà. Ok. E a lui, eh. Io non devo rispondere. Cosa ne pensi di quello che ha fatto Luigi finora? Bene. Poteva far qualcosa di più, però va bene. Bene. Beh, non sono soddisfatto pienamente, però vabbè. Vai. Stessa cosa anch'io. Cosa hai pensato quando ti ha detto che voleva fare YouTube? Ho pensato, e mo che è sta cosa? E allora ho iniziato ad informarmi. Sei informato per esempio? E certo mi sono informato. Quando ti chiede di registrare, come reagisci? No, sono contento, dai, mi fa piacere, anche se a volte me lo chiede durante una dura giornata di lavoro e quindi è A un po' volte, pesante. sempre praticamente. Sempre, all'improvviso, vieni qua, dobbiamo registrare, alla domanda, ma che dobbiamo fare? Non ti preoccupare, partiamo, poi vediamo, capito? Come stasera, vabbè. Vabbè, perché io non gli dico mai cosa dobbiamo registrare, è più bello. È più bello, io sono più bello. Quando non sai le cose sei più Va bello. bene. Tre pregi e tre difetti l'uno dell'altro. Inizio io, eh. Vai. Tre difetti: testardo, non ti ascolta Ah, che è la stessa e cosa però. pensa di sapere tutto lui. Ma Ma non è vero. è così, è Ma così. ti chiede una marea di roba. Vabbè, è stupidaggine. Poi pregi invece che è un bravo ragazzo, che sa quello che vuole fare e no, ci aiuta a casa no. Non lo so.
È buono. È buono, consigliato dalla mamma. È buono. Buono. È bello. È bello. È bello e buono. È bello e buono. Allora, io invece dico tre difetti, pure te sei bello testardo. Qualcuno ti ha ripreso. Ogni tanto ti inalberi troppo facilmente per delle cavolate. E ogni tanto quando spieghi o racconti delle cose ti perdi un po', pensi che ti abbiamo capito, ma in realtà non ti capiamo. Secondo te adesso che tu stai raccontando le cose si stanno capendo? Spero di sì, no. Faccio spiegazioni. Fai i gesti. Allora, tre pregi. Sempre disponibile. Sa fare praticamente tutto quello che gli chiedo. Ogni volta gli chiedo qualcosa. Ad esempio, la telecamera col cavalletto e la luce dietro l'hai messa tu. Secondo te l'hai messa bene? L'ha messa bene, secondo te, la luce della fotocamera? Speriamo di sì. Sempre disponibile, sa fare tutto, è un papà moderno. Cioè, però non uno di quelli che è fissato, ma cioè, sa le cose, informato. Meno male. Dove ti piacerebbe vivere? A Roma. Anche io direi Roma. Però se dovessi vivere all'estero, la Svizzera. Vivere in Svizzera bello tranquillo non sarebbe male. E la cioccolata? Ah no, vabbè, non per la cioccolata. Ti piace viaggiare? Sì. Con le persone giuste sì. La meta non è troppo importante, ma con le persone giuste sì. Ecco perché non viene più con noi. Vabbè. Mare, montagna o città? Ah. Mare. Città. Estate o inverno? Estate. Estate. Film preferito? Ufficiale Gentiluomo. Io un po' tutti i film di Checco Zalone, non ne ho uno preferito, mi fanno tutti ridere. Hai qualche fobia o paura in particolare? Ma quanto la paghi sta speaker? Ho preso prima che trovavo. Dai, riformula la domanda, per favore. Che ci abbiamo da fare? Sta dietro più lei a fare sto video che noi. Hai qualche paura o fobia? No, dell'altezza, sì, è quella, dell'altezza. Hai qualche fobia o paura? Abbiamo capito la domanda. L'abbiamo capito. Sì, dell'altezza. Io dei ragni in particolare, ma degli insetti in generale proprio. Fumi? No, non fumo. Hai mai fatto a botte? No. Siamo sicuri? Se vuol dire. No, io non ho mai. Fumato? No, mai provato. Rubato? No. Detto bugie? Sì, una marea. Ha fumato, non ce l'ha chiesto due volte? No, era fumi adesso. Ah, ok. E poi hai mai fumato? Ah, ok. Che te ridi? Mo però sei tu che non hai capito. Va bene. Dai, taglia. Fate un saluto all'altro. Ciao Ciccio. Ciao pa. Salutate chi vi sta guardando. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao. Best speaker in the world. Pagata. Fior. Facciamo salutare anche Pandora? Sì. Oh. Vieni qui. Ma non verrà mai a riprendere. Ciao Pandora. Raga, io un'intervista doppia col mio cane l'ho già fatta. Se ve la volete andare a rivedere ve la lascio in descrizione. E niente, penso, non so se avete sentito, stava sgranocchiando lì. Vi ringraziamo per aver visto il video e ci troviamo domani con un prossimo qui sul mio canale. Ciao ragazzi. Ciao.